La fotografia di moda mi serve perché c'è una certa libertà, è un po' come dei registi cinematografici, si mettono insieme tutti gli elementi, si scelgono i personaggi, si sceglie il posto, si va e si decide cosa fare. È totale immaginazione, come si fotografa. Normalmente non tendo a programmare i miei servizi di moda. Non so, qualcuno la chiama improvvisazione, io la chiamo normale modo, mio modo di lavorare. Devo dire che tutti i miei assistenti normalmente erano giapponesi, impazzivano per questo, perché i giapponesi amano pianificare, provare la luce, fare i test, fare tutto questo. Odio, non sopporto la preparazione, perché alla fine uccide quell'energia che invece bisognerebbe essere capace di dell'improvvisazione, come suonare la musica jazz. C'è chi suona Bach, è bravissimo, e c'è chi Sonny Rollins che improvvisa. Io appartengo più a quelli che suonano jazz che a quelli che risuonano la musica. Abbastanza veloce, qui poi avremo tempo di discutere. Servizi, e poi uno sceglie il colore, il modo, lo spirito, la luce, il ritmo, la composizione. Dice no, oggi voglio fare fotografie su questo mio fondo bianco che mi perseguita da quando ho iniziato a lavorare, il fondo bianco. Alla mattina mi piace arrivare, quando lavoro in studio, mi piace arrivare per primo, prima di tutti gli assistenti, prima anche del guardiano, quello delle pulizie, e mi metto davanti al mio fondo bianco, accendo la luce e guardo il mio fondo. E poi su questo fondo immagino. Ecco, su questo punto dobbiamo forse discutere. L'immaginare è un'attività importantissima, è l'attività principale che ogni essere umano deve avere, soprattutto chi pretende di fare l'artista. Non dico di esserla, perché il vero artista è normale che immagini e basta. L'immaginare, il sognare, è la cosa principale che dobbiamo fare tutto il tempo. Si pensa che sia tempo buttato via, e soprattutto al giorno d'oggi l'immaginare lo si fa purtroppo davanti a un monitor di un computer pensando di immaginare, ma in realtà c'è qualcun altro che sta immaginando per voi, sta editando per voi, vi sta facendo vedere qualcosa che lui ha già scelto, montato, formato e messo in pagina. Purtroppo la tecnologia non permette l'uso dell'immaginazione come dovrebbe essere usata. Bisogna immaginare anche una cosa semplice, anche una riga, anche un segmento, un punto, bisogna immaginarlo. Quindi nessun dettaglio è piccolo, nessun dettaglio è piccolo all'interno dell'immaginazione. L'immaginazione è una cosa di una precisione incredibile e nello stesso tempo ci dà una insicurezza totale che è la base di qualsiasi creatività. Non bisogna assolutamente aver paura di essere insicuri, anzi di andare a cercare nello spazio dell'insicurezza ciò che ci serve per poter fare forse qualcosa che potrà essere interessante. Parlavamo prima di idee, state attenti a avere le idee. Le idee le hanno quelli che non hanno creatività. Quelli che hanno il cefalogramma piatto cercano idee. Tutti quelli che... Campagna del Club Mediterraneo, Chanel, eccola qua. Campagna per Valentino. E qui è una lunga storia. Qui è il 72, si racconta tutta? Sì. Beh, è il 72, esce sta foto, però sei anni prima, sì, è il 66, mi viene a trovare un ragazzo in studio, era a studio Vogue a lavorare, nello studio
fotografico. Si chiamava Maurizio Vitali, arrivò in Ferrari rossa, aveva 24 anni. Venne in studio, prese un appuntamento, voglio venire a conoscere, devo fare una proposta. Venne in studio e mi disse: io vorrei fare l'assistente. E capì subito che non gli fregava niente fare l'assistente, che guardava le modelle di studio che giravano, avevamo la stessa età, insomma, interessavano anche a me, devo dire. E gli chiesi: ma cosa fai? Sai, la mia famiglia ha un'azienda, si chiama Roba di K a Torino, e fanno le magliette, sai quelle del nonno, quelle che si mettono sotto, le magliette, non la t-shirt, le magliette, forse voi non conoscete più, e poi fanno le calze. E gli ho detto: ma perché non fai blue jeans? E mi disse: sì, mi dice, con l'accento piemontese, figurati, abbiamo un amministratore delegato che per me credo abbia 80 anni. Io dico questo adesso in modo molto semplice, ma avevamo 24 anni noi, eh? Cioè, anche noi lavoravamo, avevamo quell'età lì. Quindi chiunque sopra i 30 anni era qualcuno da non ascoltare. Anzi, la mia generazione, io ho l'età di Mick Jagger e di Bob Dylan, diceva: non fidarti di nessuno al di sopra dei 30 anni. Quindi ragazzi, anche voi dovete cominciare. O se no diremo noi: non fidarti di nessuno di sotto dei 60. Qui c'è qualcosa che non sta funzionando, se volete ne parliamo dopo, più tardi. Vabbè, gli dissi: ma perché non fai blue jeans? Oh, non si può fare blue jeans, figurati. Non, già tanto che riesco a fargli fare delle calze colorate. Beh, insomma, insistendo, venne a trovarmi a New York, diventammo amici, facevo il catalogo perché poi lui fece una linea di costumi da bagno molto divertente. Insomma, nel 72 mi venne a trovare a New York. In quel periodo vivevo e lavoravo a New York. Mi disse: Oliviero, si fanno i cugini. Bene, sono contento, era ora. E io abitavo a Carnegie Hall, alla settima, 59esima, settima, cioè Broadway, all'inizio proprio. E cominciamo a camminare, dice: ma come li chiamiamo? Dice lui. C'era uno spettacolo, si chiamava Jesus Christ Superstar. Dice: guarda che nome, un bel nome. Non so bene se porto fortuna o sfortuna, comunque 2000 anni che è lì che rompe tutti. Insomma, Jesus, e lui mi dice: ma sei matto? Sei matto? Con l'accento torinese. E perché matto? Figurati. Jesus, sì, JJ, fantastico. Ma sì, va. Beh, insomma, fatto tutto in casa. Questo era il sedere della mia fidanzata di allora. Tutto fatto in casa, chilometro zero. Non è che si fa solamente perini, come diciamo, tutti i chilometri, anche le immagini si fa chilometro zero. Ne vedrete qualcuno il chilometro zero? Avete già visto mia moglie un paio di volte, un paio di foto. Allora, fatto in casa, lei aveva un paio di hot pants, questa fidanzata simpatica, che io gli tirai ancora di più, perché sarebbe molto più divertente vedere questi blue jeans da davanti. C'erano quattro pinze da corda, per di più, vedete, in cima, proprio sotto il passante, gli tirai su anche questo passaggio del blue jean per non fare ancora più stretto. Beh, insomma, fu fatta questa foto, chiaramente fu messa, sta scritta, non ci voleva tanto, nessun genio. E fu data a un'agenzia, che si chiamava Agenzia Italia, per la distribuzione ai media. Ma i media erano quattro giornali, più avevamo 3.000 manifesti, che abbiamo spedito nei negozi dove lui già vendeva le sue calze, anche con i blue jean, le calze, e gli amici attaccarono questi 2.000 manifesti per l'Italia. Però bastò questo per fare lo scandalo, un disastro. E Vaticano, adesso vorrei leggervi le cose, comunque fu la censura del Vaticano, tante cose, e lui e io ci guardavamo in faccia e dicevo: ma Maurizio, ma è possibile che siamo gli unici due in Italia che a cui va bene una roba così e tutto il resto non va bene? Perché nessuno veramente ci sopportava con questa idea. Finché dopo una settimana di
litigi fra intellettuali che dicevano l'uso del nome di Dio e la roba e la pubblicità e questo non si può fare, quello si può fare. Sulla prima pagina del Corriere della Sera ci fu un articolo di Pierpaolo Pasolini che diceva questa è una cosa fantastica, è l'inizio di un nuovo, di una nuova generazione per la nel mondo della comunicazione. E ne fece tre gli scritti, se le volete leggere andate sugli scritti scorsari di Pasolini e ci sono, parla di questo sedere. Comunque lì capì che un'immagine è un'immagine indipendentemente per cosa la fai e per chi la fai. I grandi pittori del Rinascimento lavoravano per la pubblicità della Chiesa, anzi, tutta l'arte è al servizio del potere, la vera arte è sempre al servizio di un potere. L'artista isolato nel suo atelier non è più un artista moderno. Il potere ha bisogno dell'arte per potersi imporre, e quando dico arte vuol dire comunicazione, vuol dire forse anche la televisione, vuol dire scrivere, vuol dire comunicazione, perché la comunicazione è l'arte moderna. L'arte è semplicemente l'espressione più alta della comunicazione. Avete capito? L'arte è semplicemente l'espressione più alta della comunicazione. Nel tempo l'arte è stata a servizio della religione, della politica e al giorno d'oggi della produzione, cioè dell'industria. L'unico problema è che l'industria forse è la meno sensibile, è la più egoista. Ci sono stati pochi casi di grandi industrie che hanno veramente utilizzato l'arte per fare un discorso sociale e per portare avanti anche i loro interessi in realtà. Quindi i grandi artisti hanno sempre avuto a che fare con il grande potere. Ho letto dei contratti durante il Rinascimento di vergini ordinate a certi pittori importantissimi, dove il mantello della Vergine doveva essere verde, bordato d'oro. Il bambino doveva essere tenuto con la mano destra mentre la allattava e il braccio sinistro deve essere alzato con un dito o due dita verso il cielo. Questi erano i contratti che i poveri artisti commerciali di allora facevano per la Chiesa. Quindi mi ha sempre interessato questo rapporto. I grandi architetti lavorano per il potere, non è che fanno le loro case private o fanno delle case inutili dove nessuno ci va a abitare. Lo scrittore scrive perché il libro venga stampato e venga letto e venga venduto. Forse il musicista più commerciale mai esistito è Mozart. Non male, eh? Oggi Mozart forse guadagna ancora 500.000 euro al giorno di diritti d'autore. Ogni giorno. Da quanti anni? Cioè, dobbiamo domandarsi il perché. Mozart è il musicista più commerciale. Ah no, fa il lavoro commerciale. E c'è una grossa differenza tra commerciale e mercantile. Quindi non potete sottrarvi a questo rapporto in futuro se siete degli artisti. Se non siete degli artisti farete gli artisti solitari perché nessuno vi capirà, direte a nessuno mi capisce. Bene, se nessuno vi capisce vuol dire che siete molto brocchi, che non valete tanto. Non faccio mostre per far vedere la mia abilità fotografo. Il virtuosismo fotografico è proprio l'ultima cosa che mi interessa. Se voi attaccate, adesso ci sono i fotografi d'arte, che fanno queste foto d'arte,
Se io attacco una macchina fotografica, forse io ho fatto la prova, alle orecchie del mio asino, io ho un asino con le orecchie lunghe così, e organizzo che la macchina faccia una foto in 10 secondi, poi faccio correre il mio asino, fa delle foto fantastiche. Quindi a questo punto qua mi sono detto basta con questo virtuosismo fotografico, la fotografia non è qui per questo. Come ho detto, tutto ciò che si ferma all'estetica, alla forma, alla composizione, si ferma a livello della mediocrità. L'unico fine dell'arte è, deve essere la condizione umana. Pensate alla grande arte, pensiamo alla pittura. Pensate Munch, no. Pensate Caravaggio, ma pensate anche a Mondrian, questa riga nera che divide questi spazi accolorati. Pensate a Pollock. Pensate a Bacon. Andiamo avanti. Non si ferma, solamente i mediocri si fermano alla forma e all'estetica. Allora, dobbiamo sempre pensare a questo. Solamente così l'artista è un artista. Anche nelle cose minori, anche nel dettaglio più piccolo. Deve sempre, comunque, cercare di attingere lì. E vedrete che il vostro lavoro cambierà in fretta. Perché dovete credere che ognuno di voi è unico e irrepetibile. E l'unica cosa interessante che avete è questa. Non avete nient'altro. Persino dentro qua non ce ne sono uguali. Eppure avete avuto degli insegnanti qua che martellano. Ognuno di voi è unico e irrepetibile. C'è mai stato nessuno come voi, non c'è nessuno come voi, non ci sarà più nessuno come voi. Allora, dobbiamo avere il coraggio di essere così. Io sono creativo, c'è qualcuno che ha il coraggio di dire questo. Se qualcuno di voi dice sono creativo, sei semplicemente un cretino. Ricordate, due volte dire che a qualcuno sono creativo, sono un cretino. La creatività è semplicemente la conseguenza di qualcosa che viene fatto forse in modo incosciente, forse in modo sotto paura, sotto pressione, sotto non si sa bene come, sotto il dubbio. E alla fine viene fuori qualcosa che tutti gli altri dicono, però è incredibile. E tu devi essere l'ultimo a capirlo. Perché se tu sei il primo a capire che quello che fai è creativo, non è assolutamente creativo. Essere creativi vuol dire non avere certezze, vuol dire fare il contrario di ciò che ogni sistema prestabilisce, sistema prestabilito pretende. Avere creatività significa sperimentare qualcosa che non è mai stato fatto prima, costruire dal nulla qualcosa che in futuro potrà avere anche un valore enorme. La creatività esige, cari professori, la creatività esige uno stato di non controllo, di coraggio totale. Per questo il conformismo resta il suo peggior nemico. Quindi capite che è una situazione molto scomoda. Molto scomoda da gestire. Perché la creatività è genesi, nascita, forza divina, energia, fantasia, sofferenza, impegno, fede, generosità. La creatività deve essere visionaria, sovversiva, disturbante. Comunque sia, deve essere innovatrice, deve spingere idee e concetti, deve mettere in discussione stereotipi e vecchi moduli.
Quindi vi rendete conto che quando tu cominci a ragionare così, non potrai altro che avere delle difficoltà. Il problema è che invece c'è una ricerca costante al consenso. Questa ricerca del consenso è la grande rovina dell'artista. L'artista, l'essere che si ferma al consenso, si ferma alla mediocrità. Il consenso è segno di mediocrità. La ricerca, no, non il consenso, la ricerca del consenso crea mediocrità. Quindi bisogna avere il coraggio di accettare critiche, di accettare gli insulti. Qualcuno oggi mi ha ancora chiesto se Andy Warhol è un bluff o un artista. Io mi ricordo una discussione sul treno di uno che diceva che Picasso era un bidone. Aveva questa idea qua, che Picasso fosse un bidone, e gli ho detto, guarda, è molto interessante. Sembri un quadro di Picasso tu. Mi aveva fatto capire. Non c'è più la cosa, fantastico. Perché c'è questo grande problema del marketing, delle ricerche di mercato, le ricerche di mercato. Le ricerche di mercato contribuiscono a definire il cosiddetto target, adesso questi nomi, no? Marketing target, tutti questi cagate qui che leggete, Facebook, Twitter. Allora, le ricerche di mercato e il target sono pronti a recepire la mediocrità e altrettanto pronto a respingere, secondo l'opinione dei ricercatori, le innovazioni e le idee. Se voi arrivate con delle innovazioni, con una visione, con un sogno, questi meeting, qualcuno di voi li avrà visti, forse voi siete abbastanza fortunati ad averli ancora fatti. Morosini, com'è? Quando tu vai in questi meeting con il manager, se voi arrivate lì con un sogno, una visione, gli diranno che siete matti, non si può, non funziona, non è possibile, non venderà. Eppure le grandi fortune sono sempre fatte da qualcuno che è arrivato lì con una qualcosa che sicuramente il marketing non aveva mai neanche pensato potesse esistere. Perché il marketing non può fare altro che guardare indietro, non può altro che confrontare con ciò che è già stato fatto. Non si confronta mai con la visione, col futuro. Allora, la visione del futuro, questo è quello che mi manca in questo momento. Chi pensa al futuro? No, il futuro fa paura, è meglio non pensarci. Il futuro fa paura, è meglio non pensarci. Ma allora perché arrivo oggi se il futuro fa paura? Uno già deve pensare che domani sarà meglio di oggi. Se no sicuramente domani non vivrà bene. Non solamente, ma non vive bene neanche oggi. Cos'è il futuro? Non si può essere più avanti nel futuro che vivendo perfettamente il presente. Ma cosa fate voi davanti a Facebook? Vivete il presente o guardate il passato? Prego, fate quello che vuole. Guardando Facebook, cosa guardate? Presente o il futuro? Cioè il passato o il futuro? Siete dei portinari. Quanto tempo perdete lì?
invece di immaginare. Come ti chiami? Michael. Michael. Sì. Il cognome? Felizio. Ah, grazie. Curioso. Michael, dimmi. Volevo chiedere, ma andando incontro a tutti questi rischi, è andato incontro anche a problemi giudiziari gravi oppure se l'è sempre cavata bene? Ma sono qui, libero che vi parlo. Sono qui libero che vi parlo. E poi andare con che rischi? Ma un imprenditore, ogni essere umano è un imprenditore in realtà, no? Cioè nella propria vita, no? Io penso che un imprenditore deve andare a cercare i rischi, deve cercare cose sicure, che palle. C'è gente molto più brava di te a cercare cose più sicure, ma nessuno sarà bravo come te a cercare i tuoi rischi. Poi, se sarà interessante, sarà un regalo per l'umanità. Se no non rimarrai nessuno per sempre. La parola rischio, come la parola provocazione, ormai è concepita come una parola negativa. Cioè ci sono veramente gli imprenditori che dicono, ah, no, è troppo rischioso. E allora finalmente qualcosa vuol dire che è una strada non è ancora intrapresa. Forse può anche creare una ricchezza, no? Ah no, no, troppo rischioso. È meglio battere strade sicure. È meglio guardare lo specchietto del televisore, sempre. Siamo già stati là, quindi sappiamo com'è. Provocazione. Ma provocazione è provocare la possibilità di vedere la cosa nuova, provocare la possibilità di volerci bene, provocare un miglioramento. No, ormai provocare è negativo. È percepito come una parola negativa. Ci sono tante parole ormai così che voi giovani non dovreste assolutamente accettare come negativo. Vi hanno fregato. Uno pensa, no? Come posso rappresentare, simboleggiare qualcosa? Questo è il mestiere del fotografo, del grafico, del pittore, quello che chiama un artista. Qual è la sintesi di qualcosa? Perché tutti tendono a mettere, invece cercare di togliere. Quel fondo bianco per me è la sintesi. Mi perseguita. E poi, siccome non riuscivo a spendere i soldi della pubblicità, disse Luciano, facciamo un centro per la ricerca nel mondo della comunicazione. E feci fabbrica. Questa è fabbrica, disegnata da Tadavando, un architetto giapponese, a catena di Lodi, forse conoscete. E questa è una mostra fatta al Bonnefante Museum dei lavori di fabbrica, eccoli qua. E questa avevamo una pagina tutte le settimane su un inserto, non mi ricordo più se 7 del Corriere o qualcosa. Questo durante il campionato di calcio a Roma. Insomma, tutte le settimane c'era un'immagine che a noi a fabbrica andava bene, sulla quale si discuteva qual era l'immagine della settimana. E poi facevamo tutti questi lavori per diritti umani. E poi ho sempre voluto fare un giornale mio. Un giornale senza star, celebrità e senza news, notizie del giorno. Dai, ma come si fa? Tutti i giornali hanno le celebrità e le notizie. Volevo fare un giornale che parlasse del resto del mondo, di tutte quelle cose che succedono ma che si vedono solamente in un certo modo. E feci questo giornale che si chiama Colors e ogni numero era dedicato a un tema, questo era dedicato alla religione, a Dio. Anche qui era un giornale dove
tutti quelli che ci lavoravano nel primo lavoro, per la prima volta facevano i giornalisti, forse il primo giornale dove si è utilizzato internet in modo serio, anche se era all'inizio. Non c'era ancora. Ma comunque era più Fax, funzionava così, con tutta una rete nostra di internet, che poi all'esadagio via tecnologia è stato sviluppato. E quindi il giornale aveva un tema come una grande avenue, e questa avenue, la religione, aveva tante strade, no? Cioè i miracoli, i culti, le tecnologie, i capelli, Gerusalemme, il mangiare, la moda, le ecstasy e il negozio dei souvenir. E ogni numero era un po' speciale, lo shopping, il Natale, la guerra. Guerra, moda, shopping, genocidi e varie, viaggi, la ricchezza, numero sulla ricchezza per principianti, questo era un cesso, un asse del cesso di oro massiccio, e sulla monocultura, sul touch, qui c'è Morosini, come sei? Eccolo là, lui, chilometro zero. Mentre dormi, cosa succede mentre dormi? Tutto il numero è dedicato di tutto ciò che succede al mondo mentre noi dormiamo. E questo non, i giornali non ne parlano. E questo invece è un libro sulla cacca, che sono, come vedete, forse l'unica cosa che facciamo veramente da artisti, dove facciamo come copiando nessuno, sempre diversa. Bene, qui da qualche anno faccio questo lavoro che si chiama La razza umana. Mi è sempre suonato strano che i musulmani non si fanno fotografare perché mi dicono mi rubi l'anima. E uno dice, ma sono stupidi o no? Mi rubi l'anima. E forse hanno ragione, forse hanno ragione. Perché se voi fotografate qualcuno, fotografate a scatti, non video, tutta un'altra cosa. La fotografia singola è una cosa molto diversa dal video. La fotografia singola è un film che inizia ma non finisce mai. Metto un film, inizia e finisce. La fotografia ferma ti mette di fronte la tua coscienza, la tua sensibilità e la tua responsabilità. E quando voi fate 20 scatti a una persona senza mai muoverla e senza mai muovere la macchina, poi guardate i 20 scatti, non sono uguali. C'è qualcosa nello sguardo che ogni tanto c'è e ogni tanto non c'è. E questo è qualcosa di non fotografabile. E questo mi intriga molto. Qualcosa che non ha forma, che non ha sostanza, che non ha volume. Qualcuno la chiama l'anima, qualcuno lo chiama lo spirito, non so come chiamarlo, però c'è. Allora, da qualche anno faccio questa ricerca. In tutto il mondo. Un autoritratto in questo sì, ce l'ho fatto quello, ma non è quello che mi interessa, lo dico sempre, me lo farò da morto, perché lo fanno il ritratto? No, è tutto un autoritratto, non puoi fare nient'altro. Un autoritratto, cioè, c'è una differenza sostanziale
Bene. Ci sei molto, mi sento molto, guarda che bello sto ragazzino. E tutto ciò che fai è un autorità, non puoi fare nient'altro che fare quello che sei, che vedere attraverso ciò che vedi tu. Nessuno ha visto il mondo, tutto quello che hai visto, come l'hai visto tu, o come l'ha visto ognuno di noi. Ognuno di noi ha il suo punto di vista. Ci hai mai pensato? È così. Quindi sei tu che decidi come le cose devono essere, che forma hanno. Sei tu quello che accetti o rifiuti ciò che vedi, o che rimoduli, o che rifai, o che reinventi, o che reimmagini, o che reinterpreti. Ma nessuno vede la stessa cosa allo stesso modo. Qui ci sono 300 persone, ci sono 300 punti di vista. Sicuramente chi mi vede da là non è uguale a chi mi vede da qui. Però avete visto tutti la stessa cosa. No, ma però ci si accontenta di conformarci a vedere tutti la sera, tutti lo stesso programma di merda alla televisione. E vediamo tutti la stessa cosa, divisi in stanze differenti, il figlio in camera sua, la mamma in cucina, il padre sdraiato sul divano. Tutti che guardiamo la stessa, tubo catodico, che qualcun altro decide di farci vedere in quel modo lì. Ormai la realtà è questa, e tutti accettiamo questa realtà. Cioè l'isolamento totale della propria immaginazione. Siamo staccati dalla nostra immaginazione. Bisogna ribellarci a questo. Ma che vita facciamo? Ma persino le pecore sono più indipendenti. La vita è tutta da vivere. Non è sicuramente il problema economico quello che ti deve fermare. Allora qua c'è la discussione, quello là ha fatto, ha ucciso, non ha ucciso. Quelle 100 persone che si sono suicidate per ragioni morali, perché non riuscivano a pagare i loro dipendenti, perché stavano fallendo, perché si sentivano forse dei falliti. Ma invece di sparare a se stesso hanno dovuto veramente sparare a qualche amministratore. Questo è come lo penso io, e non ho vergogna a dirlo. Forse qualcosa sarebbe cambiato, o forse qualcosa cambierebbe. Però queste cose non si dicono. Si pensano e basta. Tutti isolati nella nostra paura a guardare tutti i programmi demenziali, tutte le sere la stessa cosa. È così. Allora mi domando perché l'economia non funziona, perché viviamo in uno stato di paura. Bisogna rivedere tutta questa accettazione. Siamo veramente dei succubi che accettano i bocconiani, perché invece di dare in mano il mondo a quelli che curano l'economia, l'avessimo dato in mano ai musicisti, vivremmo un mondo molto migliore. Immagino che quando tu sei partito, non avrai iniziato, immagino, subito a fotografare per lavorare, forse sei partito come esigenza tua di fotografare. La domanda è questa: come vedi il conflitto, ammesso che per te ci sia stato un conflitto, comunque che ci debba essere un conflitto tra chi fotografa, per me arte in questo momento sto pensando alla fotografia, per chi fotografa per esigenza del fare, quindi per dirla aulica, l'esigenza espressiva, e quindi fotografa per se stesso,
E poi invece, perché avevo colto inizialmente che se te non sei riconosciuto non sei artista, ammesso che tu abbia necessità di doverlo manifestare o essere dichiarato tale, l'esigenza invece di proporsi per avere, se non un plauso, quantomeno un confronto. Quindi tra l'artista, tra virgolette, tra il fotografo che lavora per se stesso, e un'esigenza comunque umana, immagino, di essere riconosciuto. Prima di tutto, mio padre faceva fotografo, io faccio fotografo, quindi non ho scelto la mia professione. Anzi, quando mio padre faceva fotografo, anche prima della guerra, non era un mestiere particolarmente, era meglio avere un negozio di cappelli che fare fotografo. E io ho fatto fotografo perché, come vecchie famiglie, anche mia sorella maggiore di me ha fatto la fotografo, fatto anch'io. Quindi non l'ho fatto per vocazione. E devo dire che questa è una fortuna, perché ho visto che tanti che hanno avuto la vocazione di fare l'artista, poi si ritrovano a 50 anni tanti avvocati, un'altra categoria disastrata. Chi è avvocato qui? Alzi la mano, non abbia vergogna. Chi ha votato Berlusconi qui? Alzi la mano. Sai che non alza mai la mano nessuno. Mai. Pensi questi che hanno la vocazione, l'avvocato, cioè uno che pensa di fare l'avvocato a 18 anni, è ritardato. Scusate, ma non si può. L'avvocato è l'uomo della mediocrità, avrà sempre a che fare con le mediocrità. Poi a 50 anni ci mancano, avrei voluto suonare il clarinetto, però mia mamma non mi ha lasciato, bisognava avere la laurea. Voi non sapete quante persone hanno avuto vocazione e poi si sono rese conto di aver sbagliato. Bene, io non ho quel problema. Ho fatto fotografo, va benissimo. Perché secondo me è molto importante come si fa, che cosa si fa. Come lo si fa. Infatti quando qualcuno lavora con me dice cosa devo fare, ma raro, tutto a tutti posso dire come lo devi fare. Ma io voglio che tu mi dica quello che vuoi fare. Non dico mai a nessuno devi fare questo e questo, ma ti posso dire che sono un rompiscatole di cosa stai facendo. Lì vengo a interferire. Perché se lì esiste il ragionamento, la riflessione, l'analisi della cosa che stai facendo. E quello che fai, come lo fai, è ciò che ti crea la libertà. Ecco, qui vorrei chiarire questo punto, della libertà. Io per sentirmi libero mi devo incatenare a un progetto, proprio devo diventarne schiavo. Quel progetto deve diventare il mio fine. E mi deve tenere così occupato da farmi dimenticare la mia incompetenza, la mia mancanza di talento, deve farmi dimenticare la mia pigrizia e tutto ciò che ci rende schiavi. Perché noi siamo schiavi di queste cose. Non è che uno dice, ah, adesso sono libero, vado in vacanza. Con i tuoi problemi vai in vacanza, sarai doppiamente non libero. Allora, per essere liberi bisogna avere un progetto, un grande progetto, proprio quei progetti che dici sarò capace di farlo. Allora, all'interno di questa insicurezza, a questa schiavitù che ti crei affrontando il problema, lì dentro avrai una libertà incredibile. Avranno un senso di libertà incredibile. E quindi non è importante, sì, è chiaro che è importante, si è spento, è importante quello che si fa, però come lo si fa è molto più importante. Si possono fare delle cose molto semplici con un impegno incredibile, semplice non vuol dire facile, eh? Facile, tutto ciò che è facile è semplicemente stupido. Ah, dice facile, è stupido.
semplici e molto complicati, molto complessi. Quindi bisogna avere questo coraggio di affrontare questa schiavitù, proprio il contrario della libertà, no? Individuale. Dobbiamo liberarci da tutto ciò che ci può far pensare di essere limitati. Può ancora far vedere un video o no? Quando, facendo ritratti, ha fotografato anche mestieri. Ha mai pensato di cambiare mestiere? Era la domanda che avevo all'inizio, però mi ha già risposto dicendo vorrò morire facendo fotografia. Però ha mai immaginato, nel caso in cui non avesse scelto come professione la fotografia o un altro tipo di professione? E se sì, quale sarebbe stata? Ho immaginato tantissimo, anche di fare l'avventuriero. È chiaro che uno pensa di far tutto, no? Però, onestamente, non ho vergogna a dirlo. E credo che ognuno di noi deve dirlo. Sono la persona più privilegiata e fortunata che io abbia mai conosciuto. Ognuno di noi deve dire di se stesso questo. E deve cercare di diventare così. Dovete volervi bene, dovete credere in voi stessi, siete l'unica risorsa che avete, tutto il resto è una copia. Questo è il principio, poi qualsiasi mestiere va bene. Conosco degli artigiani, dei contadini, fantastici. E conosco dei bocconiani completamente cretini, mi piace prendere la con qualcuno, o degli avvocati. Quindi dovete solamente dovete volervi bene, dovete accettarvi, non dovete rifarvi il naso, la bocca, le tette e altre cose come fanno tutti. Tutto più fatevele come un ritratto di Picasso. Nessuno va là di far vedere un ritratto di Picasso al chirurgo estetico e guardi, io vorrei che lei mi facesse così. No, tutti col nasino uguale, tettino uguale, culetto uguale, mamma mia, che no, è di plastica da di più. Allora questo conformismo è la rovina. Non bisogna fare le cose solamente per cercare il consenso. Solamente gli asini fanno questo. Anzi, gli asini non fanno questo. Gli asini sono molto più seri. Proprio non cercano il consenso. Se non hanno voglia di andare, non vanno. Provate a tirare un asino dove lui non vuole, c'è niente da fare. Quindi, se no, se non è così, è triste la vita. Perché deve essere triste? Perché deve essere triste? Quando è triste è solamente autoindulgenza. Ah, io poverino, sono i clienti così scadenti. Sai perché i clienti scadenti? Perché tu sei scadente. Ah, nessuno mi capisce. Sai perché? Perché non ti dico. Non sei interessante. Forza. Ognuno di noi potrebbe essere interessante. Però ti racconto una storia di grafico. Voi fate i grafici, tanti di voi, no? Sapete chi era Keller, inventore della grafica svizzera, elvetica, tutto quello. Keller, ogni progetto fatto alla mia scuola, se non alla mia scuola, ogni progetto fatto con Keller, ogni studente doveva disegnare il suo font. Non è come adesso schiacci il bottone e boom, viene fuori una copia, come gli asini voi. Ogni studente su ogni progetto doveva disegnare il suo font, tutto l'alfabeto, poi applicare quel font al progetto. E c'era uno studente che si chiamava Frutiger, non so se conoscete Frutiger.
che dopo 6 mesi di progetto avrebbe voluto avere un giudizio da Keller. Keller era uno che parlava pochissimo. Allora Frutiger fa coraggio a due mani, era il terrore di Keller, era il terrore, ah, va bene, io sono stato cattivo, ma lui era il terrore. E col suo libro, col suo doppia pagina, del suo progetto, con la sua font disegnata a mano, progetto, va sulla porta dell'insegnante Keller, che era seduto e stava scrivendo, e non ha coraggio di parlare, e Keller, l'insegnante, dice: è perfetto? Gli chiede: è perfetto? Frutiger, con in mano il suo lavoro di 4 mesi, guarda, è chiaro che se sei bravo non è mai perfetto. Guarda e non risponde, perché era Frutiger. Allora Keller dice che l'altro non parla, bene, torni quando sarà perfetto. Questo è il lavoro che dobbiamo fare. E all'interno di questa azione c'è tutta la nostra libertà. Grazie.